Guardate come brucia! Questo superpotere del piromane è qualcosa di devastante! Presto, cara mia fortezza, non sarai più in equilibrio come al solito. Cadrai verso l'abisso. Ok, salve a tutti, sono Espy Jockey e bentornati in forza! Oggi siamo qui per presentarvi delle incredibili nuove mappe che sono state aggiunte ed alcune che sono state aggiornate. Oggi siamo su questa mappa con due bombe che ci pendono sulla testa. Il nostro obiettivo è quello di distruggere l'avversario prima che lui faccia scattare la bomba che sta sopra la nostra testa, ma non posso fermarmi a guardare le bombe in questo momento. Devo assolutamente costruire la prima parte del mio forte, che dovrà essere super fortificato e resistere alla potenza dei cannoni avversari. E a proposito di cannoni, penso di utilizzare loro in questa prima battaglia, in cui proverò a eliminare il mio avversario prima che lui mi faccia cadere il tritolo in testa. Voi non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri episodi, ma accingiamoci a costruire questa bellezza. Via di Paleoli, che è assolutamente sul tetto, 94% di efficienza, è perfetta e siamo pronti. Ma aspettate, forse qui ci può stare un'altra miniera. Molto interessante. Vabbè, dopo casomai mi occuperò di piazzare. Nel frattempo il nostro nemico si sta attrezzando anche lui molto bene. E andiamo di paleoliche perché l'energia è fottutamente importante. Appunto, questo è un posto abbastanza utile. Potrei schiaffarci un'altra miniera extra. Appena finirà di riparare quest'affare, potrei cercare di fortificare la cosa qui e dopo convertirlo in uno spazio per miniera. Magari funziona. Diamo un'occhiata. Vediamo se convertendolo in legno. Ma dannazione, continuano a smitragliarmi e a darmi fastidio. Vediamo se riusciamo a... Sì, una miniera extra. Perfetto, questo potrebbe darci un grandissimo vantaggio rispetto al nostro avversario e permetterci di asfaltarlo alla grande. Perché ricordatevi, il vantaggio economico è incredibilmente importante. Una bella batteria qui e un bel deposito di minerali da quest'altra parte, perché altrimenti... questo vantaggio economico non riusciamo assolutamente a accumularlo. Ma presto, gente, andremo di cattiveria, andremo a realizzare le armi più potenti che abbiate mai visto, perché assolutamente questo tizio deve essere asfaltato. E ho intenzione di utilizzare i cannoni per farlo, perché i mortai sono abbastanza sfigatelli su questa mappa. Meglio andare di artiglieria dura e pura. Aspetta, cos'è che... Maledetti, mi hanno tirato giù mezza torre. Non ci credo, guardate come oscilla. Oh, per fortuna sono riuscito a tamponare questa ferita con un bel pezzo di metallo. Mio Dio, me la sono rischiata alla grande. Ma guardate cosa c'è, un bel posticino per cacciare fuori anche dei missili. Ebbene sì, gente, oltre all'artiglieria mi piacerebbe utilizzare qualche piccola arma secondaria per ridurre alla sconfitta il nostro nemico. Ma mi serve qualche slot in più, qualche terreno in più. Mi sta cedendo tutto, no, non è possibile questa cosa. Rinforza, grazie. Mi serve giusto qualche posticino in più in cui posizionare i nostri silo missilistici per poi scagliare la nostra potenza nucleare contro il nemico. Quindi cerchiamo di curvare questa cosa. Oh no, continua a bombardarmi. Meglio andare avanti ovviamente anche con le tecnologie, perché l'artiglieria non si fa da sola. Abbiamo assolutamente bisogno di un workshop avanzato. E se voi la smettete di bombardarmi, riesco anche a raggiungere... Oh mio Dio, stiamo pensando un sacco. Ok, fissati. Oh, che gioia, siamo riusciti a fissare questo ponte, così anche se ci tireranno giù tutto il resto... No, porca miseria, le corde no. Anche se ci tireranno giù le corde a questo punto, la struttura dovrebbe essere bella salda e permetterci di sfruttare questo appezzamento di terreno qui. Potrei metterci delle miniere, ma in realtà sapete cosa? Preferisco andare di missili. Una bella struttura che potrò posizionare fra poco appena avrò le risorse necessarie. Zacchete, missili qui, e c'è il posto anche per un altro silo che metterò più tardi. No, le cose stanno andando abbastanza male. Le mie corde non stanno più resistendo. Ma sapete cosa? Lasciamole pure crepare. Non abbiamo bisogno di corde quando abbiamo un'artiglieria d'assalto. E mi sa che dovrò posizionare anche un bel cecchino per far funzionare i miei missilazzi e finalmente riuscire a fare tanta bua a questo stronzo. Oh mio Dio, no, piano. Fottuto mortaio, voleva togliermi tutta l'artiglieria nuova e la mia artiglieria neonata, non l'avrete mai. E cecchino sia, prepariamoci all'assalto con i super missili alla base avversaria, mentre... Qui in alto le cose sembrano andare abbastanza bene. A quanto pare il nemico non ha intenzione di sfruttare la bomba che sta sopra le nostre teste. Invece sarò io quello che approfitterà dell'ingenuità dell'avversario, perché ho la seconda artiglieria quasi pronta a sparare, mentre mi arrivano colpi di mortaio che si infrangono lì in cima senza costituire una minaccia. E
Gente, siamo pronti a scagliare i nostri missili. Abbiamo questo cecchino della potenza che ci permetterà di targettare esattamente il punto della fortezza che vogliamo ridurre in poltiglio. Ovviamente non ce la faremo facilmente, perché questi missili sono delle mezze pippe, come ben sapete, ma proviamoci lo stesso e... boom! Abbiamo fatto abbastanza schifo, ma molti più missili, soprattutto potenziando quelli che già abbiamo, potrebbe essere la mossa decisiva per ridurre in ginocchio il nostro avversario. Oppure basterà qualche colpo d'artiglieria che è quasi pronta. Vieni qua, piccolina. Non vedo l'ora di sparare un bel colpo potente con il tuo lungo cannone. Guardatelo! Guardatelo che devo mirare esattamente al centro della base. Boom! Oh mio Dio, questo è stato veramente devastante. Ho beccato il loro cuore e sono morti per sempre. Se provassi a potenziare questi missili, dai, non è una cattiva idea. Anche se, tutto sommato, quasi quasi mi basta sferrare un bel colpo dritto dove serve con uno di questi pezzi di artiglieria, forse potrei già trasformare questa partita in un game over per l'avversario. Proviamoci, manca poco alla carica di questo cannone. Una volta ancora, questa volta miriamo bene, voglio beccare la parte inferiore della base questa volta. Boom, bitch! Oh yes, l'ho devastato completamente, sta attaccando tutto e vittoria! Inaspettata, ma una bellissima vittoria. E ora passiamo alla mappa leggermente horror. Questa mappa si chiama Catacombe, non so per quale ragione, ma la cosa fondamentale è che abbiamo delle miniere posizionate in maniera abbastanza particolare. Anche la forma della nostra base è veramente bislacca. Vediamo se riesco a fare la figata questa volta. Riesco a posizionare due miniere. Posizionare due miniere nello stesso posto. Ok, questo potrebbe essere un vantaggio incredibile. Se il nemico è così stupido da posizionare una singola miniera, io avrò doppie miniere, non vedo l'ora. Il mio problema è dove piazzo queste pale, visto che non c'è un alto o un basso in particolare in questa mappa. Quindi mi sa di dover creare una sorta di buco fra appunto le assi di legno della mia base per permettere al vento di passare e far girare le mie gloriose pale eoliche. Spero soltanto che il nemico non ne approfitti di questo buco nella mia difesa per fare ovviamente il bello e il cattivo tempo. Ok, andiamo a modificare questa cosa e, gente, dovremmo essere presto pronti a potenziare ancora di più la nostra base e muovere un bel potente attacco ai nostri avversari. Anche qui sotto ci sono da fare le, porca miseria, le miniere, me ne stavo dimenticando. Ok, piazza qui e cerchiamo di posizionare le miniere. Se soltanto avessimo abbastanza minerali la cosa non sarebbe male. Lui si sta espandendo in maniera pignorante, ma comunque potrebbe minacciarmi alquanto la base in questa posizione. Ma, gente, tra poco sfodererò i miei mortai. Ho intenzione di portarlo giù con i miei mortai, farlo cadere nell'abisso grazie alla potenza del piombo che piove dall'alto. Ok, penso di avere abbastanza minerali per piazzare delle miniere anche qui. Oh mio Dio, ma questa... questa è una miniera veramente bislacca. Metà nel vuoto e metà ovviamente conficcata nel terreno. Ma bando alle ciance, gente, siamo quasi pronti a lasciar stare l'economia per concentrarci sulle armi. Un'ultima miniera e siamo pronti. I mortai ho intenzione di posizionarli nella parte bassa della base, offrendo anche loro una piccola protezione dei colpi di cecchino, dannazione stupida griglia, in modo da poter far piovere appunto il mio piombo sulle loro teste senza alcun rischio per i miei poveri i soldati innocenti che stanno sparando proiettili incendiari. Ma comunque, andiamo a posizionare questi bei mortai e prepariamoci all'assalto. Un secondo mortaio anche qui. Oddio, e loro iniziano già a sparare. Ma perché dovete sempre essere un passo davanti a me? Sapete cosa? Vi metto delle belle mitragliatrici qua. Saranno anche esposte i colpi di cecchino, ma non me ne frega nulla. Voglio assolutamente intercettare i vostri colpi di mortaio, mentre io a mia volta... me li avete intercettati, brutti schifosi. Non vi preoccupate, ora i mortai diventeranno sempre di più e schivare i miei potenti colpi è sempre più difficile. Nazione, continua a mancare il bersaglio mentre loro mi danno fuoco. Dai, che questi colpi di mortaio non li perdoneranno sicuramente. Guardate come vanno a fuoco, guardate quanti danni sto facendo. Ho fatto esplodere tutti i loro mortai nella parte inferiore della loro base, ma ora il mio obiettivo sono quelle fottutissime mitragliatrici che continuano a rompermi le palle intercettando i miei colpi di mortaio. Quindi tiriamo giù, oh yes, finalmente i loro mortai definitivamente, e puntiamo a quelle mitragliatrici. Soprattutto vorrei provare a potenziare anche più avanti questi mortai in modo da renderli più letali. Ma, gente, oh no, me li hanno intercettati entrambi. Non so se avete notato
notato, ma il mio commander, il personaggino che sto utilizzando come comandante per questa battaglia, è un piromane. Questo significa che i miei colpi incendiari bruciano più a lungo. Quindi tenere i mortai così incendiari e non potenziarli potrebbe essere un'ottima strategia per vincere oppure per mettere semplicemente in difficoltà. Ho deciso di abbandare. Benvenuti altri due mortai al festino. Loro continuano a provare a ricostruire, su ricostruire, ma il mio fuoco consuma e brucia tutto. Non temete, piccoli miei, che espia già qualche piano per voi. Se soltanto smettesse di intercettare i suoi colpi di mortaio, vi potrebbe portare in un posto migliore, no, non credete? Guardate come brucia tutto! Oh, che spettacolo per gli occhi! Mi sa che non mi conviene assolutamente potenziare questi mortai se continuano a essere così efficaci ed efficienti. Guardate! Stanno dando fuoco a tutta la base, soltanto le mitragliatrici mettono un freno alla nostra potenza distruttiva, ma presto riuscirò a beccarle, presto! Uno di questi colpi incendiari passerà oltre le difese e li colpirà dove non batte il sole. Sembrano pochi 4 mortai, ma grazie al nostro super potere incendiario da piromane stiamo facendo veramente le chiappe a questi bassa. Ho peccato anche le loro mitragliatrici! Perfetto! Quindi, con le mitragliatrici giù, con il super potere incendiario che abbiamo, che rende i nostri colpi ancora più devastanti, forse riusciamo veramente a portare giù la base nemica e gettarla nell'abisso. Dai ragazzi, non manca tanto! Gli abbiamo completamente distrutto la parte centrale. Guardate come il fuoco la sta divorando piano piano. Loro continuano a costruire, a provare a salvarsi, ma non vi preoccupate, perché il fuoco di Espi mangia e divora tutto ciò che tocca, e presto arriveremo anche al vostro nucleo. Non temete, miei cari. Che vi dicevo? Con questa serie di colpi ci stiamo avvicinando sempre di più al nucleo pulsante della loro base. E visto che ho tagliato loro la possibilità di ottenere nuove risorse dalle miniere... Oh, porca miseria, ho ricominciato a intercettarli. Non saranno, penso, in grado... Oh, di sopravvivere un minuto di più. Sono esplosi. Grandissima vittoria. Ed ora, gente, un'incredibile battaglia finale delle assurde fortezze in equilibrio precario che si sfidano l'una contro l'altra, ovviamente, a chi porterà a casa la sfida di oggi. Ognuna di queste fortezze arroccata su questo piccolo sputo di terra verticale, forse riesco a far stare due miniere pure in questa occasione, sarebbe una benedizione divina, e chissà chi riuscirà a tirare giù l'altra fortezza per prima, perché gente, qui l'equilibrio è molto importante, dato che siamo su questa sorta di torre di terra gigante. Ma ancora più importanti ovviamente sono le risorse che stiamo già cercando di ottenere, sia le risorse minerarie in basso, sia le pale eoliche in alto, che non dovrebbero aver problemi a trovare un fottio di vento da queste parti, un pochino più in alto al massimo, ma anche così può andare bene, dai, accontentiamoci, perché tanto la vera e propria differenza la faranno i mortai. Anche in questa occasione, gente, vorrei provare a utilizzare dei mortai, ma questa volta non quattro mortai sfigati come la partita precedente, bensì molti di più, o comunque quanti ce ne sarà bisogno per riuscire a tirare giù questa stupidissima fortezza nemica così ben arroccata e difesa. E come al solito le miniere che piazzo sono metà nel vuoto e metà sulla terra, ma va bene così, e questa è la bellezza di Forza. Gente, ma ci siamo concentrati forse un pochino troppo sull'aspetto economico, un sacco di miniere, un sacco di pale, ma... zero difese? Potrebbe essere un bel problema. Finché non ci attaccano, però, possiamo tranquillamente ignorare la cosa, incrociare le dita e sperare che non ci accoppino al primo colpo di artiglieria che ci spareranno. Dai, anche la seconda miniera qui. Mio Dio, una capacità produttiva incredibile a questo punto. L'unica cosa che mi manca è la forza bellica. Oh yes! Adesso presto, gente, assaggerete il piombo dei nostri proiettili! Avrà un sapore dolcissimo, non vi preoccupate. E dopo aver realizzato il workshop, o comunque si sta ancora costruendo il piccolo bastardello, andiamo a posizionare i nostri mortai, o comunque le protezioni per i mortai che andremo a posizionare. Come al solito, io gli creerò una sorta di piccola tana in cui loro si possono infilare per dopo colpire l'avversario, anche se sapete cosa? Queste cose sono troppo complicate per me. Preferisco fare una cosa estremamente ignorante e piazzare un sacco di mortai dove mi pare e piace. Un mortaio direi che qui ci può stare. Un mortaio qui. E adesso facciamo un pochino di cose.
cose ignoranti, perché l'importante è la quantità di mortai. Se riesco a piazzare 6-7 mortai pronti a far fuoco, non importa dove siano, li distruggeremo alla grande e istantaneamente. Sarà uno spettacolo per gli occhi. Guardate, si stanno per finire di costruire, ma noi partiamo subito. Oh yes, oh yes, oh yes. Boom! Non ce l'hanno nemmeno intercettato e già siamo andati a segno. Speriamo che i cecchini non ci facciano le chiappe, dato che sembra che il nostro nemico sia abbastanza fornito in quanto a difese, dato che i nostri mortai spesso non vanno a segno a causa delle sue mitragliatrici. Vediamo, vediamo, vediamo. Non stiamo facendo granché, dobbiamo assolutamente... No, in realtà stiamo andando... Abbiamo messo a fuoco tutti i suoi bei mortai. Andiamo ancora più pesanti, vediamo che succede. Guardate come provano a difendersi, ma inutilmente. Oh yes, anche questa volta, gente, con il superpotere del piromane, i nostri colpi di mortaio possono essere veramente, veramente bastardi. Nonostante io manchi spesso l'obiettivo, perché sto ancora cercando di prendere bene la mira, sto veramente facendo le chiappe alla base avversaria. Guardate, è incredibile come la stessa tecnica che ha funzionato nella scorsa battaglia... mio Dio, gli ho fatto crollare tutte, qualcosa di incredibile. Praticamente gli ho segato in due la base. La stessa tecnica che ha funzionato nella battaglia precedente sta funzionando anche qui ora. Avere il commander del piromane più questi mortai incendiari è qualcosa di assolutamente e assurdamente devastante. Che spettacolo, che spettacolo. Ormai per loro è praticamente finita. Se soltanto riuscissi a beccare quel fottuto nucleo, la faremmo finita già adesso, perché ormai ci avete veramente poche possibilità di difesa. Già non riuscite a stare in piedi, a ricostruire quello che io vi incendio e vi distruggo. Guardate, dritto sul nucleo, lo vediamo lì pulsante. Oh, tra poco andrà giù, tra poco il suo loro nucleo che batte come un cuore vivente esploderà in mille pezzi. Guardate come crolla tutto. Il fuoco ha trionfato una volta ancora. Quindi, gente, questa era Forza. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao.